Ciao a tutti, bentornati sul canale. Allora, oggi vorrei parlarvi di un acquisto che ho fatto su cui non avrei dato 2 lire perché l'ho comprato su una piattaforma dove di solito acquisto le classiche cinesate. O comunque questa piattaforma è AliExpress. E, di solito io ci acquisto cose che di poco valore o comunque che non ho fretta di avere. Ecco, questi sono i due motivi che mi spingono ad acquistare su AliExpress. Parliamo oggi di cashmere. Questo cashmere che viene venduto in gomitoli da 50 grammi più 20, cioè oltre al gomitolo vi arriverà un rocchetto di filo più sottile, perché questo filo è molto sottile, cioè io lo lavorerei con un uncinetto dell'1. Questo invece è lo stesso filo a 3 capi, quindi praticamente fate un filato a 4 capi lavorandoli insieme, cosa che io sto facendo perché questo l'ho già provato. E questo mi pare di averlo pagato 2,80 euro 50 grammi. Quindi una cifra comunque molto conveniente. Anche per quello io non gli davo 2 lire, perché dicevo, se il cashmere qui in Italia, ma comunque il cashmere è di importazione, il cashmere in Italia non si produce, viene 9 euro praticamente 25 grammi quando lo trovi a un buon prezzo. Com'è possibile che 50 grammi costino 2,80 euro? Allora, la particolarità è che non è 100% cashmere, ma ce n'è una buona percentuale, quindi è un 80% di cashmere. E questo è morbidissimo, è molto lucido, come si può vedere, anche questo che è un grigio. E, ci vuole certamente un po' più di pazienza ad averlo a casa, nel senso che non è un Amazon o un Tessiland che fate l'ordine oggi e ce l'avete a casa entro al massimo una settimana. Qui almeno minimo 15 giorni ci vanno tutti, anche 3 settimane. Però io devo dire che di questo acquisto sono pienamente soddisfatta. L'ho preso sia il classico cashmere di capra, e si vede, che il cashmere di visone. E devo dire che questo, che me lo aspettavo molto più peloso e molto più morbido, invece è leggerissimamente secco al tatto, ma non è un filato trattato. Allora, io mi sono accertata di due cose. Primo, allora, la comunicazione su AliExpress deve venire forzatamente in inglese, quindi quando comunicate con il venditore deve essere scritto in inglese. Il mio inglese fa già un po' pena, però di due cose mi sono voluta accertare. Primo, che fossero filati che qui vengono chiamati muslin free, quindi tolti diciamo senza violenza dagli animali, e soprattutto quello di visone mi hanno assicurato che viene dalla spazzolatura degli animali, e su questo è proprio scritto hand woven cashmere skin friendly anti pilling, quindi un filato che non fa i pallini e che appunto è eco friendly, cioè non viene. Quello che da noi si chiama muslin free, appunto, senza violenza, ecco, una roba tradotta maccheronicamente così. Quindi di questo mi volevo accertare. Secondo, la lunghezza, perché non è specificata, quindi ve la dico io perché sono andata a vedermi tutto l'info box, tutte le descrizioni, sono 50 grammi 180 metri, diventano poi 70 grammi se li lavorate assieme. Vi consiglio di lavorarli assieme perché questo filo da solo non ci fate veramente niente, cioè è molto fine e non vale la pena di lavorarlo da solo perché perde proprio nel bello. Invece, lavorati insieme, come si può vedere qui che ho i due capi, viene questa lavorazione, cioè questa lavorazione l'ho fatta io con il punto operato, però non si vede assolutamente il distacco perché poi ogni rocchetto ha lo stesso colore, nel senso, adesso io qua ho rifatto il gomitolo perché si era scragnato ieri sera, ma
uniti insieme danno veramente, veramente un effetto meraviglioso. E quindi sto provando adesso di fare una sciarpa con questo punto che io ritengo molto bello. E adesso si vede anche poco perché la luce non mi aiuta e poi ho proprio appena iniziato, ma stanotte io non avevo tanto il fisico per lavorare. Quindi ho fatto solo una prova perché non riuscivo a stare senza lavorarlo, ma allo stesso tempo avevo sonno, quindi è rimasta un po' una prova, una mezza via. Comunque sia, io ho acquistato 4 di cashmere di visone in questo verde, un verdone militare, e anche questi sono corredati, ogni gomitolo ha il suo rocchettino, quindi 4 e 4, compreso nel prezzo, e questo mi sembra di averlo pagato 4,30 euro, 4,40 euro l'uno. Questi ho preso 2 grigi e 2 crema, uno e l'altro che lo sto lavorando, a 2,80 euro, mi pare, l'uno. Altra cosa che mi avete chiesto, come si fa ad acquistare su AliExpress? Allora, molto semplice, cercate il filato nel motore di ricerca. Anzitutto, partiamo dall'inizio. Cos'è AliExpress? AliExpress è una piattaforma tipo Amazon, quindi ci trovate veramente di tutto e di più, ma è tutto proveniente dalla Cina. Da quando hanno inserito l'IVA, hanno anche tanti magazzini europei, però comunque è a gestione cinese la piattaforma. Hanno i loro metodi di pagamento, ma si può usare anche PayPal o la classica PostePay o tutte le carte prepagate, penso più o meno tutte. Comunque, poi dopo la procedura per inserirle è veramente semplice. Come fare ad acquistare, ad esempio, il cashmere? Scrivete filati per maglieria, cashmere o filati, uncinetto. Io poi la notte mi metto lì, ci guardo a tempo perso e spesso trovo cose che mi piacciono assai. Le mettete nel carrello, selezionate la quantità, in base alla quantità vi verranno fuori le spese di spedizione, che io in questo caso avevo oltre i 15 euro, mi sembra, e la spedizione è gratuita. Quindi io avevo superato abbondantemente i 15 euro e di conseguenza io non ho pagato niente di spedizione. Altrimenti avete 1, 2, 3 euro, dipende dai venditori, dipende da che magazzino spediscono e quanto se riescono a farvi una consegna combinata. Consegna combinata significa che insieme a questo ordine, se voi ordinate la fustella e da fare le scatole, magari vi fanno un pacco unico e vi spediscono tutto insieme. Quindi cosa significa? Che 3 venditori si uniscono in un'unica spedizione, abbattono le spese e voi le spese le avete gratuite. Dipende dalla gestione degli ordini questo, però ve lo dice direttamente dal sito, non è assolutamente una cosa che si può sapere prima, nel senso lo sapete in fase di carrello. Concludete l'ordine, inserite l'indirizzo e la roba vi arriva a casa come in un qualsiasi e-commerce, non è assolutamente difficile e nient'altro, basta. Questo è per quanto riguarda il cashmere, quindi prova, la sto facendo, io mi ritengo soddisfatta, voglio vedere la resa, ma se davvero sono 50 grammi 180 metri è molto buona, cosa che ritengo tra l'altro plausibile perché i 25 grammi del cashmere di Tessiland o di filati discount sono 25 grammi per 75 metri o 95, non mi ricordo. Comunque, bene o male, siamo lì col metraggio, non differenzia di poco, insomma. E questo è quanto. Quindi, questo per quanto riguarda il cashmere. Grande acquisto al momento, mi ritengo soddisfatta. Seconda cosa che ho acquistato appunto da AliExpress, sempre la fustella di Topolino e Minnie, e da fare le scatole. Sarebbero porta Kleenex, ma io devo capire come infilarceli sti Kleenex, perché secondo me io queste le vedo un po' più piccole delle scatole normali, quindi dovrò capire come inserirli all'interno. Però questi sono i due fondi e questi sono i due sopra. Posso farcela.
Eccoci qua. Quindi fondo, si alza la scatola e sopra va fatto il suo coperchio e andrà ad incastro. E dentro di solito ci si metterebbe la scatola dei Kleenex, ma credo di dover comprare quelle o quadrate, un po' più piccoline, o inventarmi qualche cosa. Adesso vedrò come fare, però mi piace. Anche queste credo di averle pagate tutto 5,60 euro, 5,80 euro mi sembra. Adesso i prezzi non me li ricordo benissimo perché ce li ho sul telefono con cui sto registrando, e quindi o registro o guardo i prezzi. Altro acquisto di AliExpress, le cerniere, che io uso tantissimo, quindi le ho acquistate perché fanno sempre comodo, le cernierine in casa. 7,5 cm, 25 cm e 12,5 cm. E le forbici. Io rompo forbici come se, cioè, proprio sembra che me le mangio, e quindi per 1,50 euro le ho prese. Così, almeno se si rompono ci ho perso poco. Fine degli acquisti su AliExpress, o meglio, fine degli acquisti che mi sono arrivati tra ieri e oggi di AliExpress. Vi avevo promesso anche l'unboxing di Tessiland, cioè pochissima roba, proprio pochissima, però lo facciamo insieme. E cioè lo facciamo insieme, no, io ho già aperto e ho già controllato, però ho ripreso, come vi avevo detto nell'ultimo video, l'Herman in questa colorazione che è stupenda. Io non sono tanto per i rosa, i viola, ma questo mi piace veramente tanto, ed è la colorazione orchidea. Adesso sembra più rosso vino nel video, ma in realtà è un fucsia con delle screziature rosa e dorate. Ed è veramente bello, la morbidezza dell'Herman è strepitosa, come al solito. E con questo mi voglio fare un maglioncino. E ne ho presi 3 gomitoli. Come vi dicevo, sempre nell'ultimo video, ho ripreso il Thai Skinny color giada. Questo ve l'avevo fatto vedere nell'ultimo video, mi sto facendo la borsa che è addirittura d'arrivo, stiamo finendo, e quindi mi volevo fare anche il portafogli abbinato, e quindi ho ripreso lo stesso colore. Poi se ne avanza qualcosa per il mercatino si fa sempre. E mi sono ricomprata, perché questo chissà dove è andato a finire, l'uncinetto 5 della Clover. Questo io non ho idea, io ce l'avevo, ce li avevo tutti, e non ho idea, insieme ad un uncinetto numero 8 della Prima Ergonomics, non ho idea di dove sia andato a finire. Quindi me lo sono ricomprato sperando che l'altro salti fuori. A sto punto, se non vuole saltare fuori, pace e bene, perché mi serviva, e non ho ribaltato casa più e più volte, non ho idea di dove siano finiti quei due uncinetti. Quindi pazienza, insomma, non so più che dove cercarli, e me lo sono ricomprato. Fine anche dell'ordine di Tessiland, tanto ormai da fare ne ho abbastanza. E niente, se vi interessa lo schema della sciarpa, ve lo pubblico nella community con anche la spiegazione del punto, se non sapete leggere gli schemi ai ferri o se avete bisogno, insomma, fatemi sapere se vi fa piacere. Comunque la lavorazione è questa, è tutto un gioco di dritti e di rovesci, quindi bisogna tenerci un po' il conto, perché è un punto a cui bisogna prestare un attimo di attenzione, ma non è niente di difficile. Cioè, io sono una tonna coi ferri, eppure pare che mi stia riuscendo, quindi è veramente veramente semplice, anche i principianti possono farlo tranquillamente. Fatemi sapere cosa ne pensate del cashmere, fatemi sapere se avete idee su cosa realizzarci, oltre appunto alla sciarpa, se la porterò a termine e se mi basterà il filato, perché io adesso faccio la prova con un gomitolo, io campioni non ne faccio, quindi faccio l'esperimento, vedo dove mi porta il filato e quando vi arrivo. E basta, cos'altro? Fatemi sapere se volete qualche video specifico, fatemi sapere come sempre se avete qualche idea, che qui sono sempre ben accette, e ci vediamo alla prossima con un prossimo video. Ciao!